Giorgia Meloni ha mentito in aula al Senato durante le comunicazioni rese in vista del Consiglio UE. Ha esibito in aula un fax inviato da Luigi Di Maio nel gennaio 2021 all'ambasciatore Massari, rappresentante permanente d'Italia presso la UE, documento che conteneva l'autorizzazione a siglare il MES. Significa che il governo Conte abbia alla chierichella dato l'assenso alla riforma del trattato del MES. Il problema è che Meloni ha dichiarato a Palazzo Madama che il MES sarebbe stato firmato da Di Maio, allora ministro degli esteri, dopo le dimissioni del governo Conte del 26 gennaio. In realtà il fax portato da lei in aula è datato 20 gennaio, quindi ben 6 giorni prima delle dimissioni dell'esecutivo, così come si legge chiaramente in alto sul documento, dove si trova il numero di protocollo e la data 2021-01-20. È vero che il governo Conte formalmente firmò il trattato del MES il 27 gennaio, il giorno dopo le dimissioni, ma il via libera è stato dato da Di Maio giorni prima, ma la Premier ha detto chiaramente che il fax era stato inviato il giorno dopo le dimissioni del governo Conte, quando era in carica solo per gli affari correnti, e così aveva attaccato le opposizioni. Tra l'altro, il Presidente del Consiglio tralascia un altro particolare, non di poco conto, perché il Parlamento fu consultato il 9 dicembre 2020. Una risoluzione dell'allora maggioranza, che aveva ricevuto l'ok da entrambe le Camere, impegnava il Governo a finalizzare l'accordo politico raggiunto dall'Eurogruppo e all'ordine del giorno dell'Euro Summit sulla riforma del Trattato del MES. Sulla base di quella risoluzione, quindi, il 20 gennaio il titolare della Farnesina Di Maio, con il Governo ancora in carica nel pieno delle funzioni, diede il via libera all'ambasciatore Massari. La ricostruzione di Meloni, secondo cui il governo Conte agì contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani, senza metterci la faccia e con il favore delle tenebre, è semplicemente una fake news.